Via. Come abbiamo preannunciato e come nostra sostanziale abitudine, noi cerchiamo di commentare gli eventi della politica commentando quello che sulla politica viene detto sui giornali, perché questo è l'unico commento che possiamo fare, che non è la nostra una rassegna stampa dove si legge anonimamente o anodinamente articoli. Noi li leggiamo e li commentiamo, e siccome noi siamo fedeli osservatori di un giornale che si chiama L'Osservatore Romano, e allora partiamo dall'Osservatore Romano di Sua Santità il Papocchio, eccolo qui, questo è il numero di sabato 11 febbraio. L'antipapa, non Papocchio, Papocchio, per cortesia. L'antipapa, è vero. Batocchio il Papocchio. 11 febbraio, attenzione, è molto interessante questo articolo. Allora, all'11 febbraio è la ricorrenza del 29, esattamente, del concordato. E l'Osservatore Romano fa una considerazione molto pertinente che voglio leggere. Leggo le prime 10 righe, ovviamente, ragazzi. Poi, se no, andate sull'Osservatore Romano di sabato 11 febbraio 2017, vedete, è intitolato 11 febbraio. La ricorrenza della firma dei patti lateranensi l'11 febbraio 1929 incrocia quest'anno due anniversari che hanno una significativa connessione con l'evento che segnò la fine della questione romana. Ricordiamoci che l'evento segnò la fine di una questione molto fittiziamente, come dicono certi amici di Striscia Notizie. Molto. Se non c'era l'accordo con la massoneria, i garibellini col cavolo entravano, entravano a porta via. Certo che c'era l'accordo, lo sappiamo perfettamente, è tutto svelato, è tutto, capito? E c'è morto pure un tenente colonnello dei bersaglieri, i quali si credeva che erano, capito? Era un accordo che ci dovevano arrendere, non si arrendevano perché non avevano avuto l'ordine di arrendersi, questi continuavano a sparare. E lui si alzava e diceva, ma cosa stiamo a fare? E gli è arrivato un colpo, medaglia d'argento. L'avvento della attesa conciliazione tra Chiesa e Stato in Italia, l'avvio di una distinzione collaborativa tra di loro, chiamala collaborativa, ha comandato la democrazia e continua a comandare nella veste di catto comunisti a tutt'oggi, anzi ha invaso tutto, e voi dice che non è distinzione, più indistinzione di così vorrei vedere. È da ricordare innanzitutto la promulgazione del codice di diritto canonico, questa è la cosa più importante, il primo nella storia della Chiesa, a opera di Benedetto XV nel 1917. Ora, prima non esisteva perché non c'era bisogno, bastava che arrivasse il prete, 10 benedizioni e tutti là inginocchiati, no, a chiedere perdono, a portare fascine per bruciare gli eretici, a portare doni, a portare decime, tutto, femmine, maschi, tutti. Un codice che nasce dalla ansietà tutta pastorale, era un pastore ansioso questo. Non gli bastava tranquillarsi con le pecore, con le pecorelle, no, era ansioso, tutta pastorale di San Pio X, per aiutare la Chiesa a entrare nel mare della modernità e sostenerne i pastori in una navigazione nuova e difficile. Vista sotto il profilo dei processi storici, la codificazione canonica è prodotta nel momento in cui l'affermarsi degli stati laici e separatisti ha messo il diritto della Chiesa fuori dagli ordinamenti giuridici secolari. Evviva Dio! Questo fatto, se crea problemi nuovi per la vita di una comunità ecclesiale che comunque vive ed è chiamata a vivere nel popoli di questa terra, al tempo stesso segna un grande punto di vantaggio, la emancipazione dalle antiche pretese giurisdizionalistiche degli stati. Il che significa... No, ti interrompo un attimo. Sì. Il che dimostra il processo lentissimo, secolare, anzi millenario, della Chiesa, della conquista secolare del mondo. Certamente, hai detto bene, ma come io vorrei richiamare... Adesso quello che sta facendo Benedetto XVI e che ha fatto Francesco I in particolare è in funzione della deriva
che deriva da appena istituito il papato, sì, nel 400, e che porta come conclusione alla conquista del potere temporale e religioso, tralasciando quello religioso, perché sta abbandonando la religione, sì, i dogma e quant'altro, esattamente. E sta portandoci sul tema bancario, finanziario, monetario, che è loro proprio, da sempre, è proprio loro, quello inizialmente, diciamo, dimostrato, illustrato palesemente, che poi ha occultato attraverso la religione, e che oggi non serve più la religione per controllare i popoli, esattamente, e lo fa attraverso la moneta. Altre cose. Allora, tu mi hai ricordato, lo facciamo sapere ai nostri amici, che assieme a Ubaldo Croce ho di recente fatto un video in cui ho raccontato la storia di Monsignor Arrigo Pintonello, ma per stringerla molto, Pintonello, che è stato ordinario militare per lungo tempo ed è stato un eroico, come dire, e battagliero, recuperatore di salme di nostri militari russi e quant'altro, aveva creato un ente dalle parti di Pomezia, tra cui c'era anche una emittente. Io ricordo che era una emittente molto attiva, a questa emittente parlavano giornalisti di vaglia. E che è successo? È successo che a un certo punto la pretaglia, i vari esponenti della vaticanisti se ne sono appropriati, eccetera. Lui si è trovato da un giorno all'altro privato di questa, ben di Dio, perché aveva creato una scuola per 400 studenti. Vedi caso, il giro dei cardinali l'ha trasformato, vedi caso, in un albergo. È bello, meglio un albergo che una sala d'appuntamento, ma siamo lì, cari amici. Allora, c'è stata tutta una battaglia, che non ti dico, eccetera, che Pintonello, poco prima di morire, è morto, mi pare, una decina di anni fa, all'età, beato lui, di 89 anni, ma anche provato dal dolore e dalle sofferenze di questa situazione. Comunque, alla fine, Pintonello, non potendo aver avuto giustizia scontrandosi con il cardinalato, ha fatto una causa civile, laddove il tribunale civile che cosa ha detto? No, dice, noi non c'entriamo perché non è cosa nostra. No, appunto, i patti lateranensi ci dicono che è cosa vostra. Che è cosa vostra? Quindi se ne è beccato due volte e si accorge, capito? E questo è bello che va detto, e questo, ecco perché loro sono tanto contenti della nascita del diritto canonico. Oh, poi abbiamo l'Osservatore Romano del venerdì 10 febbraio, dove insieme contro l'odio, ce lo dice lui, a cazzo ce l'ho, ce l'ha detto, insieme troppo contro bella. L'odio. E nella messa a Santa Marta esalta il ruolo della donna per l'armonia del mondo. Lui, no, loro preti che hanno sempre scacciato la donna come rappresentante del demonio, no? Mi pare giusto, che poi vedi le disavventure di un povero prete, no? Che gli erano fatti di tutti i colori, perché giustamente accontentava le donne. Le donne, le pie donne. Le pie donne vanno accontentate. E il nome, lui dice, di Gesù, ma io dico anche del gran Dio Priapo. Ecco. Allora, il Papa condanna l'antisemitismo, cazzo, l'hanno inventato loro. Ma siate seri, preti, siate seri. No, l'avete solo inventato voi. I ghetti li hanno inventati loro. Oltretutto. Perché per poter speculare con gli ebrei. Con i concessionari banchieri. Esattamente. Allora, il Papa condanna l'antisemitismo e ribadisce l'importanza della amicizia tra cattolici ed ebrei. Ma scusate un minuto, e tra cattolici e islamici non vogliamo fare l'amicizia? O soltanto tra gli ebrei? E quelli sono i nostri antichi padri, chi sono? Gli antichi nonni. Ma chi lo dice? Ma in base a che cosa? Allora, in base a quale motivazione, quale ragionamento? Ma vedi, il buon Franceschiello, non è che, vedi, ad esempio, qui c'è la congrega, la sacra congrega è tutta qui, speriamo che voi la possiate vedere. Ecco, questo è un articolo di un giornale di regime, perché se non vado errato è il Corsera. Giovedì 9 febbraio 2017, l'intervista a Francesco. Sui casi di abusi sessuali, si tratta di una malattia, cazzo,
non è un rito ancestrale, no? Iniziatico ancestrale, per quel che sono migliaia e migliaia, non sarebbe assolutamente... Ci hanno provato pure con me, ma gli ho dato un bel po' di calci sulle palle ai sacerdoti che ci hanno provato con me. Allora, amici, pure se ero abbastanza piccolo ancora, l'abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo. Non è possibile che questi siano questi fenomeni di pederastia e di violenza sui minori siano dovuti a malattia. È una forma rituale di sacrificio del bambino. Dopo faremo vedere delle cose perché è importante che si sappiano, soprattutto conseguenziali. Allora, sui casi di abusi sessuali si tratta di una malattia, dobbiamo esserne convinti per risolvere il problema. Non lo risolverai mai. Senti, in tre parole ha detto 18 cazzate. Un concentrato, un sublimato di cazzate. Sì, proprio. Poi l'attenzione alle vocazioni. Mai accettare aspiranti sacerdoti senza accertarsi bene della loro adeguata maturità affettiva. Questo è vero. Il più delle volte quelli che vengono educati nei seminari restano degli immaturi. Assolutamente. Da assolutamente è quello che vogliono. Condizionabili perché poi ricattabili in base al fatto. Allora, queste cose emergono, no, alla pubblica opinione ad un certo punto. Sì. Ma tu pensi che prima, molto prima, non ne vengono a sapere le gerarchie ecclesiastiche del comportamento delle loro diciamo, forze militari sul subito. Campo? Subito, le beghine glielo vanno a dire subito. Al vescovo. Se c'è qualcosa che sa un vescovo, sa tutte le porcate che le beghine vanno a raccontare. Andate a vedere la documentazione che c'è nella biblioteca del Vaticano e vedi se è tutta una documentazione dovuta appunto alle chiacchiere delle beghine. Sì, ma oh cacchio, per dirla lui, dice sì, c'è corruzione in Vaticano, ma va, c'è scritto, Corriere della Sera, lo dice Franceschiello. Sì, c'è corruzione in Vaticano, ma non perdo la mia serenità. Che te vedi? C'è la corruzione, fatti giro di soldi e non devi no, essere sereno. Ha detto che non perde il sonno, ha detto sì, pure, sì, all'interno. Non perdo il sonno. La mia serenità, tiè. Lui non perde no, la questo, sua serenità. Questo la dice lunga. Ci avete tutti i soldi, li fate con la corruzione. Sulla personalità corrotta e perversa di quest'uomo. Certo, oltretutto. Continuiamo. Qui dentro è implicitamente descritto il fatto che lui lo tollera, certo. E che lui è condiscendente. Ma per forza, se no i soldi dove arrivano? Allora, questa è la verità. Grande giornale. Renzi è un pericolo pubblico, lo sappiamo. Noi lo sappiamo da qualche decennio. Anzi, da quando ha cominciato a fare il Boy Scout ed è stato selezionato da Mike Buongiorno. Noi lo sappiamo da quando è stato... Allora, Renzi è per... No, alla ruota della fortuna, io me lo ricordo, è stato parecchi giorni, forse una settimana o due. Sì. E lì ci rimane solo se indovini e quindi deve essere una persona colta. Uno come Matteo Renzi è una persona colta. Ma gliel'hanno detto, doveva rimanere lì perché dovevano studiare la reazione del pubblico di fronte al personaggio. Certo, certo. Quello è stato il ruolo di Mike Buongiorno. Grande selezionatore di facce da stronzo. Bonus cultura con 500 euro vai al manicomio. Eccolo qua, questo è un articolo eccezionale. Hanno detto bonus cultura 500 euro. Un articolo di un grande giornalista che è Stefano Lorenzetto. Ho provato ad aiutare mia moglie a ottenere lo SPID. Ho rischiato una crisi di nervi. Perché ti chiedono una tale quantità di roba alla quale tu non puoi rispondere, non puoi presentare. E per di più i tamburini del regime dicono che i ragazzi non lo vogliono. Incredibile, cioè il ritorcimento logico del fatto. No? Esattamente. Questo è bellissimo. Fine di un partito. Rissa radicale sul tesoretto. I radicali se stanno no, hanno fatto la scissione di fatto. Sì, ma la Emma Bonino l'hanno estromessa finalmente. Sì, finalmente. Sul quattrino però, si sono litigati sul quattrino. Sì. Questi grandissimi interpreti. Ma ti ricordi l'intervento? Tu non c'eri, mi dispiace che non è stato. Ah, devo chiedere la registrazione loro. Sì, il mio intervento all'assemblea. Dove gli hai detto esattamente? Gli ho detto esattamente pelo per pelo, gli ho fatto lo screening pelo per pelo. Di tutte le porcate e cazzate che hanno fatto nel corso degli anni, sì. Quando avrebbero potuto essere un grande partito, esattamente. Se avessero agito in maniera opportuna, quello che è il Movimento 5 Stelle, quello che è stato poi la Lega,
avrebbero potuto continuare loro sulla lotta dei diritti civili e non solo, perché il diritto civile è anche un diritto ad un equo processo, e il diritto, e non, lì l'hanno fatto, ma è anche un diritto a un equo stipendio, a un equo emolumento, al reddito di cittadinanza per tutti i cittadini. Solo così si può andare a verso una società evoluta e solidale. Oltretutto. Allora, per concludere questo rapido excursus sul quotidiano La Verità, di cui consigliamo la lettura... No, io ho detto che si sono persi tutti i treni. Io ho detto proprio che vi siete perso tutti i treni. Esattamente. Non ce n'è più. Ebbene, li hanno lasciati sopravvivere per quella ragione. Certo. Se no non sopravvivevano. Il nuovo ritorno di Tremonti risorto dalle sberle del Cavaliere. Di un altro grande giornalista che è Giampaolo Pansa. Allora bisogna dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. A me Tremonti mi è sempre stato sul cazzo, però è una persona col cervello, è una persona che le cose non le ha sa, bisogno di vendersi, non ha bisogno di vendersi perché ha di suo, ma soprattutto ha le conoscenze giuste per avere chiara la visione di quello che è successo in questi anni. Esatto. E lui ha sempre preso posizioni in antagonismo al signor Berlusconi, cosa che non è apparsa mai evidente, certamente. Ma che comunque lui rilasciava interviste in varie occasioni contro l'euro, contro l'Europa, contro questo e contro quello, in dissapore e in contrasto con Berlusconi e la linea politica di Forza Italia. Quindi tanto di cappello a Tremonti, che comunque è un uomo vero. Allora sentiamo le prime righe di questo articolo che a me è piaciuto moltissimo. Il nuovo ritorno di Tremonti risorto dalle sberle del Cavaliere. Quando ho visto i due terzi della casta politica italiana scatenarsi contro un titolo di Libero, patata bollente, dedicato alla sindaca di Roma e ai guai nei quali sta immersa, ho avuto due reazioni. La prima è che quanto resta della Repubblica Italiana è in mano a una banda di coglioni, coglione, tanto robusta da essere diventata pericolosa all'incirca quanto il Califfato Nero. La seconda reazione è che non avevo sbagliato nello scrivere, come faccio da tempo, che l'Italia è un paese perduto, anzi che non esiste più. E mi pare che come inizio di articolo valga la pena di essere citato. Quest'Italia deve finire, quest'Italia deve morire, sperando che porti con sé tutti quelli che la gestiscono. Allora, catto comunista. Va detta una cosa. Allora, noi a distanza di 70 anni, anzi 68 per l'esattezza, 69 per l'esattezza, dai trattati di pace di Malta prima e di Versailles poi, noi oggi ancora non abbiamo i documenti originali del trattato breve e il trattato lungo, così si chiamano. Questo sta a dire molte cose. Armistizio breve e poi lungo. Dopo della pace. Hanno chiamato armistizio breve, ciò che in realtà è una resa senza condizioni. Esatto. Allora, noi oggi non abbiamo il testo originale, abbiamo degli estratti che ci sono stati dati col contagocce nel corso degli anni. E il fatto già in sé è emblematico. Ma l'altra cosa importante è che l'altro paese soccombente nella seconda guerra mondiale, la Germania, non ha nemmeno il trattato di pace. Non ha il trattato di pace, non è mai stato sottoscritto nessuno, neanche il trattato di armistizio. Il trattato di armistizio è stato fatto dai comandanti di piazza, generali, comandanti di piazza, luogo per luogo, brigata per brigata, battaglione per battaglione e così via. Quindi non c'è un armistizio fra la Germania e gli alleati, non c'è un trattato di pace fra la Germania e gli alleati, addirittura la Germania non ha neppure una Costituzione, perché quello che per loro è la Costituzione, cioè la carta primordiale, adesso carta è qualcosa, adesso l'aggettivo non me lo ricordo più, carta essenziale, arrivare. La chiamano in questo modo, la Costituzione, all'articolo 147 o 49, non mi ricordo bene, dice che il governo e il popolo tedesco si riservano di
indire nuove consultazioni elettorali per poter, e poi con commissioni e quant'altro, per redigere quello che veramente sarà una nuova Costituzione. Quindi uno Stato senza Costituzione non è uno Stato. Giuridicamente, internazionalmente, senza una Costituzione come ente di diritto non sei nessuno. Quindi la Germania non è nessuno, ufficialmente si sa. In Italia però non lo possiamo dire, perché la Costituzione in realtà, pure se sotto il piede dell'occupazione americana, in ogni caso, in Italia in qualche modo c'è una certa formula di legalità che però è compromessa dal fatto che non si accede al trattato originale sia di Malta sia di Versailles. E quindi questo per dire che sia la Germania che anche l'Italia oggi vivono una vita internazionalmente, diciamo, importante senza avere il titolo giuridico per poterlo fare. Ah, e no, questo la dice lunga sulla volontà di sopraffazione messa in atto dai governi americani dal 40, da Truman in poi, da Roosevelt, diciamo pure da Roosevelt in poi, da il giusto erede, essendo il gran capo della massoneria statunitense, che ha fatto gli accordi col Vaticano. È vero che dobbiamo chiarire molto bene: la politica italiana è stata una politica che è stata fatta dai ministri degli esteri, dai governi, eccetera, però con una riserva, che cioè, se tu come politico italiano, come ministro degli esteri, come ambasciatore italiano, dici qualcosa di più che va oltre, qualcuno ti dice guarda, questo non lo puoi dire. No, ma soprattutto quando viene instaurato il nuovo governo, tutti vanno col cappello in mano all'ambasciatore di Roma, americano di Roma, e poi vanno in volo a Tel Aviv, a baciare il cordone. Il cordone, sì. Dopodiché vanno in America. Sì, quando vanno a Tel Aviv, però il cappello se lo mettono dietro al culo. Quando dopodiché vanno in America e poi a Londra. Esattamente. Allora, dove sta la libertà? L'autorevolezza di un governo che non deve rendere conto a nessuno. Non solo, ma la cosa più bella è che oggi il governo italiano è palesemente un governo fantoccio, vaticanista. Certo, ma gli ultimi quattro, tutti e quattro. Sì, ma questo è ancora più importante, laddove a capo del governo c'è appunto un uomo di punta che fa parte di una grande famiglia di punta di tutori dell'interesse del Vaticano, economico e statutario del Vaticano. Non a caso Ottavio Gentiloni e i suoi predecessori fin dal 1724 sono sempre stati l'arma letale occulta della faida gesuitica contro la nobiltà nera classica tradizionale. Esattamente. E Gentiloni è uno massone che fa parte del corpo collaterale dei gesuiti. Questa dice lunga. Quasi, non a caso, signor Francesco I è dei loro. È dei loro, e è un gesuita conclamato. Allora dice: ma è possibile? Guarda, certo, Gentiloni è stato pescato tra il vivaio dei vaticanisti, l'hanno messo a fare il ministro degli esteri perché doveva prendere i contatti a livello internazionale in veste di ministro degli esteri della cosiddetta Italia, e oggi come ad oggi, con la crisi del bullo stratosferico, il bullo stratosferico ha fatto la fine di Pinocchio nei retroscena di Barba Blu, no? No, ma la storia di Pinocchio finisce che lui viene mangiato dal pesce cane. No, viene mangiato dopo si... No, ritorna, viene rimangiato. Uomo, allora, c'ha tre finali, Collodi ne ha fatti tre di finali. Collodi in realtà non si chiamava Collodi, lo sai? Ma era di Collodi, si è messo il nome di Collodi. È chiaro. Allora, no, perché passa che Collodi ha preso il nome da Collodi, il favolista. In realtà Collodi era quello che dialogava con Giuseppe Garibaldi quando Garibaldi diceva che tutto era fuorché italiano, lui si sentiva francese. Non a caso è andato a difendere la comune, la Repubblica francese. La comune del 70. No, prima la Repubblica, sì, e poi dopo fu eletto alla comune, ma non poteva andarci. Ah, è vero, c'è ragione. Questo è un articolo. Era senatore della comune. La fine è un articolo di un esponente del pensiero affine, e tanto è vero che è un fondista del Corriere della Sera.
il quale ovviamente scrive una cosa molto interessante e che, di cui io voglio leggere, ovviamente l'articolista è Pierluigi Battista, di cui sappiamo Vita, Morte, Miracoli, e voglio leggere la fine di questo articolo che è molto interessante, è un articolo in cui il Pierluigi Battista in un certo punto, in un senso, sberteggia i loro signori che non hanno capito qual è la rivoluzione in corso. Lui sta dalla parte dei loro signori. È normale, se no non si va lì. Il Trump statalista e protezionista ha vinto le elezioni con un messaggio opposto a quello del liberista Berlusconi. Ma con Trump alla Casa Bianca il fenomeno dell'incomprensione dell'establishment politico e culturale sembra ripetersi. Ora, questo establishment, lui lo critica, poi è dalla parte dell'establishment. E qual è l'establishment? Il potere economico-finanziario di loro signori, è tutto lì la questione. I quali, giustamente, sicuri del loro potere, sicuri della loro ricchezza, sicuri del servilismo dei popoli... Di comprare o minacciare, di gattare tutti... Esatto, se ne stavano blandire, tranquilli, dice tanto Trump non ce la farà. No, è in corso la ribellione dei popoli. E no, e Luigi Battista gli dà fastidio. È in corso primariamente la faida interna all'interno del gruppo della grande finanza internazionale, che poi approfitta della situazione di tensione popolare a livello europeo e mondiale, perché ci sono mille faide. Ma questo comporta, adesso parleremo al momento opportuno di come si è scatenata la rivoluzione francese, c'è un bellissimo articolo sull'ultimo numero di Storia in Rete dove si vedrà esattamente che i problemi sono sempre gli stessi. Quando tu giochi un po' troppo sulle disgrazie sulla pelle del popolo, dei popoli, il popolo si ribella, e questo è un caso particolare, l'abbiamo già detto tante volte. Quanto più il nuovo presidente degli Stati Uniti accelera con annunci traumatici ed esplosivi, frenato però dalle garanzie legali e dai bilanciamenti delle grandi democrazie americane, tanto più nell'opinione autorevole antitrumpista si fa sempre più urgente l'attesa di una caduta, di un incidente Cazzoppi grande nemico, senza voler capire che la direzione di marcia di Trump è esattamente ciò che il suo elettorato si aspetta da lui, del tutto sorda alla quotidiana bordata di accuse che il mondo delle élite gli rivolge con crescente indignazione. Se non si colma questo divario, il muro di incomprensione resterà intatto e lo stupore e lo sconcerto a dominare per chissà quanto tempo. Noi ce lo auguriamo, cari amici, ma ce lo auguriamo veramente, perché è dalla incomprensione che nascono le sconfitte. E ora l'ultimo articolo che io vi voglio leggere, perché è veramente indicativo e ve lo voglio far vedere. Questo è, lo leggiamo tutto, è Libero di giovedì 9 febbraio. I fedeli perdonano Don Conti, ci ha fatto sempre del bene. Eccolo qui. Ha fatto del bene, si scopava delle povere disgraziate che non trovavano un maschio. Ha fatto del bene. Bene, ha fatto benissimo. E noi, fedeli al gran Dio Priapo, diciamo finalmente un prete che è col cazzo! Un prete veramente capobranco. Tanto è vero che lui è di cultura laica, lui nasce avvocato. Ma finché non seviziano e sodomizzano i bambini, va tutto bene. Ma quella è la loro funzione. Va tutto bene. Inseminassero le Ma magari con tutta quella crisi di nascita demografica che c'è. Allora c'è. Qui, vedi, il nuovo parroco ha organizzato un incontro per parlare di ciò che è successo e la gente sta con il sacerdote. Certo, hai accontentato centerompi coglioni che stavano in casa a rompere i coglioni. Dice, ma no, ti mando dal prete, ti dà la santa benedizione. Battezza per bene. Porca madonna, col badocchio di battezza. Sti padovani vivono la vita, poi padovani o sono cristiani. Laica. Sono veri laici. Perché in lui hanno visto più l'uomo del prete. Cazzo, certo che era uomo. Più l'uomo del prete, giustamente. Ma poi qui ci abbiamo un'altra persona. Io faccio vedere la fotografia. I due religiosi coinvolti. Ma tu guarda quest'altro. Questo è veramente... Speriamo che qui si possa vedere. E quell'altro religioso
Guarda un po', avvicinalo, se si vede. Avvicinalo, ecco. Eccolo. Vedi se continua a funzionare. Allora, quest'altro prete, hai fatto vedere? Sì. È stato il consigliere spirituale di Belen. Ecco perché è ridotto così. Capito? Quale Belen? Questa qui. Hai capito? Questa mantide religiosa, proprio. È una mantide religiosa, infatti. È una mantide religiosa, a tutti gli effetti. Dov'è Belen? Dove sei? Belen, eccola qua. Io ti cerco, Belen, dove sei andata? Non ti trovo più. Eccola qui, Belen. E qui c'è tutta la storia di questa brava ragazza. Guarda, fa benissimo quello che deve fare. Peccato che ogni tanto, come dire, si trova a essere sedotta da personaggi che era meglio che non la seducessero, no? Perché poteva essere un danno. Certe informazioni volano. E poi adesso a finire con una grande tragedia, perché guarda, io vi devo dire, queste cose mi danno un fastidio e io vorrei veramente vendicarmi. Punito e ucciso a 5 anni per aver fatto la pipì a letto, costretto a correre seminudo al buio lungo un fiume. Porca miseria. Questo stronzo delinquente, io questo qui, ve lo dico tranquillamente, è il solito francese. Io mi ricordo che una 30 anni fa lessi con orrore, perché ancora mi è rimasto così, di un povero bambino che, essendo figlio non proprio, era torturato da un patrigno, no. E lo torturava in tutte le maniere possibili e immaginabili finché non è morto. Questa è la stessa situazione, con la scusa che il bambino si faceva la pipì a letto, e come non poteva farsela a letto, stressato com'era, lo svegliava la notte seminudo d'inverno a 5 anni e lo faceva correre per chilometri e lui lo seguiva in bicicletta. Allora, io questo qui, francamente, guarda, me l'auguro vivamente. Io mi ricordo che anche quell'altro caso di quel bambino, il procuratore della Repubblica che lo richiese la condanna, mi ricordo la frase, disse: mi dispiace che non ci sia ancora la ghigliottina. Sì, sì, andrebbe ucciso questo. Capito? Ma io a questo qui, prima gli levi un occhio, poi gli dai 50 frustate, poi gli tagli una mano, poi lo metti in chiuso, poi lo fai correre un giorno sì e l'altro pure, nudo. 10 chilometri sul bordo di un... L'argine. Sull'argine di un fiume, e poi dopo gli ridai le frustate. Oh, in questi casi c'è sempre la morte del figlio non proprio. E questo, come ne parlavamo ieri, tu ricordi il caso che le belve, uccidono, soprattutto le tigri, o i leoni, i felini in generale, uccidono i figli degli altri e la femmina diventa subito fertile, dopo la morte dei figli. Ecco, e questa è la stessa cosa, questo è un meccanismo atavico e fondamentale della vita, la morte del figlio di un altro. E beh, il maschio dominante deve dare la sua progenie, esatto, dominante. Attraverso tortura, e questo c'è sempre stato, tant'è vero che fa parte anche della mitologia cristiana, perché il Gesù non sarebbe figlio di Dio che viene dato in olocausto alla divinità, no? Che si vuole vendicare attraverso suo figlio, che poi non era suo figlio, ma concettualmente è la stessa cosa. Allora, diciamo, lo schema mentale di riferimento è quello. Esattamente. Allora, questo ce lo dobbiamo ricordare. E dobbiamo ricordare che Belen è sempre Belen. Belen, se ci vuoi venire a una trovare... Una gran sventola. Capito? Vi ricordate quello che quel comico che diceva: Morettina dei ricchi e poveri, ti ho dato un appuntamento, tu non sei venuta. Non so se ve lo ricordate. Allora, Belen, io ti do un appuntamento. Se vuoi venire, sì, se no, fatela con i tuoi cari amici. Qui c'è l'elenco dei personaggi con i quali lei ha trovato il modo di convivere. Però la cosa più bella è che per me è questo qui. Sai, farsela con un prete è sempre un vantaggio. Ci sono delle tendenze, no? Capito? C'era una ritualogia, e con questo qui la finiamo. No, perché non crea coinvolgimento familiare. Ma c'è un rito. Non crei, diciamo, coinvolgimento amministrativo, burocratico e legale. Cioè, allora, c'era un rito. È immaritabile, non lo puoi prendere in marito.
e c'era un rito primordiale, e tant'è vero che molto spesso poi il prete si spreta e quella se la piglia in saccoccia, mi dice no, mai sedotto, e mo me spreve e mo me mantieni, certo. Che me spavano... errore madornale del prete, esattamente. No, errore maternale della femmina che pensava di avere la scopata gratuita, ah. Il prete si dileguava, no? No, io mi spreto e vengo a casa tua a mangiare, a bere e tu mi prepari da mangiare. E, al posto della perpetua, che generalmente certo. È una vecchia donna, è capito che accudisce così come al solito. Che volevo concludere che una cosa importante, sì. Questo è importante da ricordare, c'è un rito primordiale indiano dove appunto una puttana viene fatta indiano pubblica, per, di pelle rossa no, e no, dell'India dove una prostituta viene fatta congiungere carnalmente con una asceta, e questa è la unificazione di due principi fondamentali, quello maschile che è spirituale sempre e quello femminile che è carnale. Quello che dicevamo stamattina, le donne vedono l'oggi, l'istante, il momento, esattamente. Non hanno prospezione futuribile. La natura futuribile. Femminile è questa. E quindi la unione tra il maschio e la femmina, tra il principio maschile e il principio femminile, tra la luna e tra il sole e la luna, viene simboleggiato in certi riti arcaici, probabilmente in India ancora si fanno, perché in India c'è ancora... dove ci sono quelle processioni, dove non viene portata in processione San Giuseppe o la Madonna, ma un cazzo lungo 50 chilometri, evidentemente se ne intendono più di Giappone. No, no, è anche Cina, in India. In Giappone comunque. Sì, in Giappone c'è ancora questo rito ancestrale. No, come dicevo... la religione è riconosciuta. Sì, ma viva Dio, è l'elemento primordiale. Che crea il seme generatore, d'altronde l'abbiamo sempre detto, qui in Italia sono venerati ben 31 prepuzi del buon Gesù, cazzo lo ha di più, andate, di che sta a significare che c'aveva 31 cazzi, invece di andare a baciare il cordone, care ragazze, andate a baciare i prepuzi, forse otterrete di più. Arrivederci, sempre so long.